Ciao, allora volevo dire un paio di cosette e farvi vedere alcuni prodotti che ho preso da poco. Allora, innanzitutto il concorso, siamo ormai alla fine, quindi niente, inviatemi i vostri video come video risposta al video I Love Shoes. Oppure mandatemi un'email e il mio indirizzo email è l'ho messo, sicuramente ho risposto a qualcuno nei commenti del video del concorso I Love Shoes, quindi andate a controllare se volete. Comunque Make Up Delight 2009 chiocciola gmail.com. Allora, volevo dirvi un paio di cose. Innanzitutto, ogni volta mi sfugge. Lavorando per una compagnia cosmetica, spesso veniva appunto la gente, le signore che volevano trovare, dicevano: mi è finito il rossetto, questo è il rossetto, e magari molte volte lo aprivo e il rossetto era praticamente finito. Però non vi dovete dimenticare, se arriva proprio fino a qui, a dove comincia la plastica, non è veramente finito perché dentro ce n'è tantissimo. Questa dimostrazione, vedete, questo è praticamente c'è metà confezione ancora dentro. Quindi non le buttate, perché è una cosa che mi capitava spesso con chi veniva a comprare i rossetti e tanta gente non lo sapeva, non ci pensa. Io sinceramente prima di lavorare non ci pensavo, mi arrivava alla fine e lo buttavo. Però credo che questa sia una cosa non di tutti i rossetti, però le Estée Lauder, ovviamente Estée Lauder intendo anche MAC, visto che fanno parte della stessa compagnia, ha questa cosa, no? Del fatto che dentro c'è ancora il rossetto, quindi il pennellino lo potete prendere. Cos'altro? Poi volevo parlare un attimino dei prodotti da drugstore, che una ragazza mi ha scritto: ah, il drugstore è come tutto a 1 euro in Italia. No, non lo è, perché il drugstore in America è la farmacia che ha anche dei prodotti, ma non sono prodotti. Io non lo so se ci sono prodotti di qualità al negozio di 1 euro. Comunque sono prodotti buoni, tipo la Revlon, tipo L'Oreal. Però ovviamente i prezzi non sono da alta profumeria, quelli che si trovano insomma in giro per le varie altre, per le altre case cosmetiche. Comunque, per chi magari si fa un viaggetto in America o ha qualcuno che viene in America, io vi consiglio di andare in un drugstore. Target, che poi Target è un grande magazzino, è assolutamente fantastico perché ha anche i prodotti della Sonia Kashuk, oltre i Maybelline, CoverGirl, NYC. No, NYX, NYC, NYX si trova, io l'ho trovato nei negozi Ulta, Ulta. Vendono è l'unico posto dove ho trovato, oltre che ovviamente l'internet, i prodotti della NYX. Poi che cosa volevo dirvi? Come marche del mio sacchettino di marche da drugstore c'è la Wet n Wild. Questo è l'eyeliner che ho usato per questo trucco che metterò appena lo monto e credo che sia bellissimo. Ho buttato la confezione, quindi non so nemmeno il colore, non c'è nemmeno, comunque è un verde, no? Sì. Bello, bello veramente. E c'era anche, li prenderò, guardate. Li prenderò, c'era anche il viola e li ho presi ovviamente tutti questi prodotti perché erano con gli sconti. Vedete il bollino giallo clearance. Questo è il fondotinta in polvere minerale. Cos'altro ho preso? Ah, ho preso, l'avevo usato qualche altra volta, il lucida labbra, la matita per le labbra, il matitone per le labbra. Comunque sono dei prodotti veramente carini, veramente
Buoni, costano pochissimo. Credo che l'eyeliner sia 3 dollari, mi sembra. E guardate che bellissimo colore veramente. Io, sinceramente, forse non è facile trovare un colore così bello, soprattutto con dei prodotti così a basso costo. Quindi mi dispiace, non ci sono in Italia, lo so, però che vi devo dire? Questa è la mia realtà e cerco non lo so, darvi consigli sui prodotti che ancora che non ci sono in Italia, non so se ci saranno mai, però magari li potete trovare tramite internet, perché credo che sia l'unico posto purtroppo. Poi ho usato sul viso per questo trucco il fondotinta Airbrush. Questo è della Sally Hansen, fatto però in collaborazione con Carmindy è una makeup artist americana e non lo so, che ne dite? Ovviamente se io non fossi macchiata qui sarebbe ancora meglio. Mi piace molto e ci sono credo quattro colori. C'è il light, light to medium, ci sono altri. Prezzo 13 dollari. Non ve lo spruzzate. Io mi immagino già la scena. Non si spruzza direttamente sul viso, si mette sulla mano, sul palmo, sul dorso della mano e ve lo stendete con il pennello. Io ovviamente lo stendo con la mia spugnetta della Sonia Kashuk. Quindi ottimo, ottimo prodotto. Poi volevo parlare dei volumizzanti per le labbra. Volumizzanti per le labbra, il mio preferito, e ne ho provati perché io ho le labbra sottili. Il mio preferito in assoluto e li ho provati veramente tutti è questo e lo vendono anche da Sephora. Non costa pochissimo, però devo dire che è l'unico che veramente dà un effetto prolungato e si sente. A me piace sentirlo quando metto sulle labbra questo effetto pungente sulle labbra. Poi di cosa volevo parlarvi? Ah, sì, tante di voi mi hanno chiesto come highlighter, come polvere luminosa. Mi chiedete sempre di questa, della cipria compatta della Estée Lauder. Allora, ragazzi, questa è Rose Pearl, anche se è più non tanto un rosa quanto uno champagne. La Estée Lauder, almeno 2 volte all'anno, 2, 3, anche 4, esce con delle collezioni edizione limitata e spesse volte, quasi sempre, ci sono le ciprie, le shimmer powder, quindi le ciprie luminose. Quindi questa probabilmente esatta non la troverete, il nome sarà un altro, la confezione sarà diversa, comunque andate e chiedete della shimmer powder. Generalmente ci sono due colori, generalmente fanno un rosato e magari un bronzo o un dorato, quindi comunque per me sono fantastiche e veramente questa dura tantissimo, tantissimo. Qualche volta parlerò comunque anche della durata dei prodotti, dei cosmetici. Comunque, fatemelo dire subito, mi raccomando, mai usare il solare, la crema solare. Credo che sia l'unica cosa in assoluto che si deve buttare subito. Ogni anno si deve cambiare, non possiamo assolutamente riusare quella dell'anno scorso. Comunque, mi è venuto in mente così. Poi, prodotti della CoverGirl. Come voi sapete, io sto facendo diversi concorsi, spesso metto i video per la rivista, il sito della rivista Elle, che sono in collaborazione con la CoverGirl, che sono anche i trucchi, credo che ci sia in Italia America's Next Top Model e spesse volte, almeno in passato, la CoverGirl faceva da
era uno degli sponsor. Comunque, sono anche questa è una marca da drugstore. E ovviamente questi prodotti me li compro io, non me li regala nessuno, la CoverGirl non me li regala, faccio il concorso perché cerco, insomma, di magari me li regalano un giorno, però no, li compro io. Volevo farvi vedere come fondotinta. Questo è un fondotinta che è stato premiato dai vari settimanali femminili, dalle consumatrici, insomma, piace moltissimo. Perché? Innanzitutto è compatto, guardate che carino, e dentro ha anche il prodotto per il viso, la crema idratante della Olay, che in Italia sarebbe Oil of Olaz, Olay Regeneris, una cosa del genere. Comunque, ottimo. Io ho la protezione 22. Veramente, io uso sempre quella dell'Estée Lauder, però mi piace molto. L'unico errore che ho fatto, perché purtroppo ve lo ricordo, con i prodotti che si vendono al drugstore, ovviamente non li puoi provare. Questa è una cosa orribile, perché magari arrivi a casa, anche io che penso di averne provati diversi, fondotinta, poi arrivo a casa. Infatti mi sono resa conto che il colore, questo è un colore un po' troppo chiaro per me. Comunque, da ricordare, ah, e poi viene con la sua spugnetta, così, carino. Altri prodotti, gli ombretti sono carinissimi, gli ombretti della CoverGirl, questo in particolare è veramente pigmentato, carino. Poi ovviamente voi lo sapete, c'è anche il mio preferito. Un'ora che tengo questo in mano, lo champagne è anche molto carino. Comunque, vi volevo appunto fare. Ah, questi sono anche bei colori. Questi qua. Alcuni non sono molto pigmentati, altri mi piacciono. Costo: ogni ombretto credo che sia meno di 3 dollari. Fondotinta intorno ai 12, 13, una cosa del genere. Quindi affordabilissimi, fantastici, e io spero che prima o poi arrivino anche in Italia, perché secondo me farebbero veramente grandi, grandi cose. Cos'altro? Ah, allora, fra un po' appunto si concluderà il concorso I Love Shoes. Non so cosa farò ad agosto, ho qualche idea, però sto ancora pensando, però sicuramente d'ora in poi, se farò appunto altri concorsi o qualsiasi altra cosa, penso che regalerò, o metterò appunto come premio, dei prodotti che non si vendono in Italia. Come ad esempio, però questo vale ovviamente per il prossimo concorso, spugnetta Sonia Kashuk. Questa è la mia versione usata e questa l'ho trovata l'altro giorno perché vanno a ruba da Target, quindi l'ho rubata. C'era una signora che se la guardava, io subito, no? Col mio fare italiano, gliel'ho rubata. Allora, questa è la Blending Sponge della Sonia Kashuk, mi piace tantissimo, quindi l'ho presa. E quindi per il prossimo concorso, e voglio fare così, appunto, voglio darvi prodotti che non si trovano in Italia. Sonia Kashuk mi piacciono tantissimo, voi lo sapete, ma anche CoverGirl, non lo so, qualsiasi cosa che io so che per voi è difficile reperire in Italia, perché sì, MAC, magari ogni tanto metterò qualcosa MAC, ma alla fine MAC si può sempre trovare, e probabilmente più facile trovare MAC nelle grandi città, è più difficile trovare in Italia prodotti come Sonia Kashuk o CoverGirl. Credo che sia tutto. Dopo i miei, cos'è, 30 minuti che ho parlato, no, speriamo di no. Comunque, credo di aver detto tutto, quindi. Ovviamente sì, l'ho detto, metterò il tutorial di questo trucco prestissimo. Credo di aver detto tutto. Ciao!